Bentornati amici del gameplay su Game Oversize, sono Tra 90 e con me c'è il solito Magico! Parte importante del canale. Ciao, buonasera a tutti, sono Magico. Tu rendi prezioso questo canale, ce lo dicono in tanti. Beh, siamo contenti, è giusto, perché giusto così è vero. Giusto, cioè, così. È lui che fa tutto, è giusto così. Dai ragazzi, quindi siamo in questo vlog per dare una notiziona, forse non si sa ancora. Non diciamo chi e cosa, lo diremo dopo. Dopo. Forse faremo un live venerdì sera, vero? Sì, è vero. Con Sharp se... Non te lo dico anch'io con cosa e te lo dici. Vabbè, questo è il bello, perché io lo dico, Sharp 79. Forse, non si sa ancora. Forse, però non è una cosa... In caso scriveremo qua... qui il link oppure aggiungeteci... Scusa se ti interrompo. Dalla regia mi comunicano che è arrivata una notizia importante. Cazzo. Vabbè, avviamo la notizia. Vai, mandala, mandala. Mandala. Buonasera a tutti, questa è l'edizione straordinaria del TG Game Oversize. Interrompiamo tutti i programmi per una notizia davvero scioccante, arrivata pochi minuti fa la conferma dall'ANSA per quanto riguarda la forte scossa di rosicamento sentita nel nord Italia, precisamente in Liguria. La scossa di magnitudo 10.5, una delle più potenti sentite in Italia. Dunque avviso tutta la gente della Liguria di uscire dalle proprie abitazioni. Bene, ripasso la linea ai ragazzi del Game Oversize. Da qui è tutto. Game Oversize. Grazie al nostro collega del TG di Game Oversize. Game Oversize. Torniamo a noi, dunque, eravamo arrivati a notizia triste, però, vabbè. Comunque live, sì. Live che venerdì sera, dicevo, il link al live, se lo facciamo, lo mettiamo qua sotto questo video o io in un video che farò di qualche gioco dopo aggiornamento. Beh. O aggiungeteci su Facebook, così il giorno del live, se ci stai, mi chattate e io ve lo linko, ragazzi. Adesso passiamo ai consigli ignoranti. Bene, comincia tra oggi. Io non c'ho niente da vai consigliare. Consigli, dai, vai con consigli. Che io consigli, consiglio la nuova serie di Federico Buffa in onda su Sky. Non so quali giorni, l'abbiamo montata a E.ON. Sabato, tutti i sabati alle ore 23. Ma parlo di George Best, ragazzi, puntata emozionante. La seconda puntata è maratona, mi pare. Mi sono commosso pure, ragazzi. È un grande, un grande. La bella roba. Ma che cazzo vuoi? Bene. Tu non ami il calcio. Passiamo al mio consiglio. Bene, il consiglio mio è... Aspetta, c'è Caplino storto ora. Oddio, non è portarsi sfiga al Milan. Ma dai che somigli un po' al Zaccardo. Dunque, io mi consiglio un film. Il film si intitola The Wrestler con Mickey Rourke. Ma non devi fuori questi film, non lo spieghi. Parla di un wrestler in declino, si dà l'alcol, vecchio, che poi riesce a trovare le gioie proprio con il wrestling. Davvero un bel film, tra cui vincitore di 2 Golden Globe, l'ha vinto proprio lui, Mickey Rourke, come miglior attore in un film drammatico. Davvero un bel film, ve lo consiglio di guardare. E poi un consiglio da milanista al dottor Adriano Galliani, che gli consiglierei di studiare la geometria. Ecco, invece di... Tu dici che era falso, non l'ha detto il Milan, e invece è proprio Galliani che ha fatto due palle così per la linea. Cioè, che no, Galliani l'ha detto, però non l'ha detto, non l'hanno detto l'altri, quelli del comunicato del Milan, io non lo so chi l'ha scritto. Ma Galliani è il Milan, se lo dice lui sarà ufficiale la cosa, no? Se lo dice Berlusconi non è, sì, non è il mio. Sto gatto. Adesso passiamo ai giochi giocati. Dunque, parto io. Proprio io, parto io. Oggi vi sorprenderò. Ragazzi, sto facendo un video in diretta al nostro iscritto. In diretta, magico in diretta, ragazzi. Studiamo insieme Blood Honor, che ci ha regalato la sigletta che avete sentito prima. Ciao Blood Honor. Togliamo il flash, ok. Ciao Blood Honor, grazie. Grande, grande Blood, grande. Dunque, passiamo ai giochi giocati. Comincio io. Vi sorprenderò perché sto giocando a football. Football? Football americano. Ho fatto due partite. Come ce lo giocavo con me?
Vabbè, dobbiamo registrare la partita per il pubblico del Super Bowl. Per provare, ho perso, non mi piace. Non mi piace perché che perdi? Brutto, perché non è... Se giochi con me te lo spiego. Penso che è l'unica cosa dell'America che non mi piace. Il baseball? Nemmeno. Posta, penso l'hockey, basket? mi piace. Il basket sì, del football e del baseball. Il baseball è il gioco più inutile che ci sa della storia. Perché tu di baseball? Mi dissocio da queste parole. Manco lo metterei io su come sport. Non è sport, perché se sport è quello, pure... Che ne so, pure lanciare i coriandoli a sport. Ma tu ci riesci a quella distanza a far strike con una palletta così piccola a prenderla al volo? Ma è uno sport inutile, ma che c'entra? Tu ce la fai, dimmelo. Dipende, non ci ho mai provato. Ti devi allenare, è uno sport come gli altri. Madammina, sti cazzate. Di rigore, ti sta fermo. No, di rigore, le basi. Vabbè, a football e sto finito Assassin's Creed. Sto mettendo proprio tanto a ragazzi, invece, ci prendi a cazzo. Non va. Passiamo a questa cosa qui, ragazzi. Passiamo a... Evolve. Gioco in diretta. Preso Evolve. Stasera a notte o domani mattina mi metto a registrarlo. Cioè, quando voi vedete questo video, io starò già registrando questo bellissimo gioco. Viva! Evolve, vedete l'edizione bella. Col include il pacchetto espansione mostro. Ok, tra, spiegaci cosa è questo gioco. Un gioco multiplayer online. Quattro tizi fanno squadra. Sono i cacciatori. E devono cacciare questo mostrone gigante. Controllato sempre lui da umano. E ci scontriamo. Bene. C'è sta la foresta, varie mappe con altri mostri cacciatori piccoli. Ti magnate se il mostro così te evolve, eccetera, eccetera. E vince chi rimane vivo. È un gioco interessante. Insomma, da spenderci 75 euro. Da spenderceli proprio. Vabbè, adesso passiamo alle vostre domande. Le andiamo con a beccare. Magico. No, con l'hashtag. Ah, c'era pure l'hashtag magico, eh. Allora. Il primo, ecco, allora una cosa da spiegare. Come ha fatto Potto a messaggiare 3 ore prima che il video venisse pubblicato? Questa è la magia, eh. La magia di Potto. Ciao Potto, ti salutiamo. Ciao Sharp. Magico, il gioco di Yoshi, come sempre, lui continua. Insiste Potto nel gioco di Yoshi. Ma che poi che gioco è? Yoshi Island, quel draghetto là che si mangiava le uova, ti ricordi? Ah, beh, giochi proprio... Tu ricordi niente? No, lo sapevo. Non me lo ricordo. Poi eccola qua, sempre Potto con la statistica. Quando avete iniziato a fare gli youtuber? 3 mesi fa. No, lui sì, io no. No, io 3 mesi fa, sì, ho la prima esperienza da youtuber. Io già un anno fa, due, c'avevo un canale con un altro mio cugino, non lui. Un altro mio cugino di cui non faccio il nome. Per privacy. Avevo un canale che ormai i video sono privati, non si possono vedere, quindi è inutile che ve lo sto di qua. Un canale di 1020 iscritti eravamo arrivati, poi non avevamo i mezzi per continuarlo, io non c'avevo quello registrato. Però dire che volevate aspettare tutti a me, lo so. Poi è arrivato Magico e sono cambiate le cose. Quindi ho deciso di sfondarlo così, lasciarlo morire così, e poi ho aperto 3 mesi fa insieme a sto essere... Game Over Size. Poi che ci dice? Sempre lui. Qual è il primo gioco che avete fatto? Ah no, aspetta. Prima dice: siete stati convinti da qualcuno? No. Sì, io sono stato convinto da lui. Però lui non è stato convinto da nessuno. Io dallo Spirito Santo. Dallo Spirito Santo, amen. Qual è il primo gioco che avete fatto? Anche prima di fare youtuber? E per che console era? FIFA. Quando è che hai iniziato a giocare tu? No, FIFA hai iniziato a giocare. Il primo gioco che avete fatto? A qua. Hai giocato? Il primo gioco che hai giocato? Ma in generale o quando abbiamo aperto il canale? Anche prima di fare gli youtuber. Io ai giochi, se vogliamo risalire alla PlayStation 1. La PlayStation 1 forse il Game Boy. Game Boy a Pokémon giallo, tanto era appena uscito Pokémon giallo. Andava in voga con gli anni Pokémon giallo. No, Pokémon giallo era quello sfigato. Era l'edizione bella, però era l'unica in inglese. No, era italiano, ma sto sbagliando. No. Pokémon giallo era appena uscito dopo Pokémon. C'erano i primi erano Pokémon blu, rosso e verde. Verde, dove cazzo sta sto verde? Sì, verde. Non c'è mai stato sì, verde. Ma che no? Ma dove e poi è poi uscito Pokémon giallo, sì, con i 3 Pokémon importanti, Bulbasaur, Blastoise e Charizard. Dove dentro ricordi? Ma non è che stai di? Rosso e blu e poi il giallo. Io mi ricordo pure il verde. E il verde lo sta immaginando, no. Che c'è sta. Vabbè, poi lo dite voi se c'era. Comunque io ero comprato, appena uscito, avevo comprato Pokémon giallo, un gioco davvero fantastico. Ragazzi, io gioco dalla storia, perché io sono relativamente giovane, quindi ho ricordi vaghi quando ero piccolo del NES, Super NES.
Tu c'avevi il Commodore, ma te lo ricordi? Vabbè. Quello con quei traghetti sponevole per il giocattolo. Sì, Commodore. Pagai pure tanto, 60.000 lire. Ma te l'ha regalato cosa? No, papà. Me lo comprò il primo Commodore che mi ero fatto. Quello con la tastiera, te lo ricordi? Il tavolo regalato, lontano, è stato questo qui? No, no, uno me l'ero comprato. Uno me l'ero comprato, pure una cifra per Natale. Pensa un po', sì. Poi, vabbè, ricordi più vivi ce l'ho con la PlayStation 1 e Nintendo 64. La voglia di giocare a tutti i giochetti. No, io proprio mi ricordo... La Play 1, cazzo. Vabbè, la Play 1, tanti giochi. Crash, questi qua. Ma già andiamo avanti, va. Momento... Okay. Oh, Slendy... Bugher, si chiama? Non so come si pronuncia. Bugher. Bugher? Vabbè, in italiano, Bugher. Dice, fate Dragon Ball. Sì. Faremo Dragon Ball. Anche lui farà Dragon Ball. Sei convinto, forse? No, mi sono convinto. Sei riuscito a venire a casa mia? Sì, comunque. Farò una Slendy, sorpresa. Conteneresti l'ombra di Mordor? Ma lui non c'ha l'ombra di Mordor, cazzo. Quello che è nel canale ha fatto l'ombra di Mordor. È Ryuccio, un altro. È stato cacciato a calcio in culo dal canale. Sparito? Sparito. Ormai non si vede più da. La droga fa brutti effetti, so gente. La droga, sì. Sì. Poi passiamo a Slendy. Salviamo Svideogame. Svideogame, ciao. Carlo Coin. Ah, il prossimo io gioco è quello di Assassin's Creed Unity. Ma ormai già sto avanti con la storia. Sì, ormai già sto avanti con la storia. E ora Slendy! Sempre Slendy, con l'asta che rispondici. Ciao Slendy. Tra quanto... Quando farai una serie horror con la facecam? Ah, ecco, la facecam è un... Cazzo. La facecam è un argomento caro a noi. Non è che non la metto perché non sono capace o perché non c'ho il bagaglio tecnico per non mettere una cazzo di pesca in un video. È perché io non la voglio mettere, perché non mi va di metterla, perché non mi piace nel mio video la facecam per adesso. Perché non è che vi perdete qualcosa a vedermi in faccia a me. Per mo non la voglio mettere, sta andando bene così e mi piace così. Comunque Slendy. Horror, Outlast è vecchi ragazzi, vecchi no. Quando uscirà un bel gioco horror e lo farò, e solo per te Slendy metteremo la facecam. Ok, potreste fare una serie su Happy Wheels, siccome Happy Wheels è un gioco popolare, simpatico e divertente? Happy Wheels sarebbe, un gioco di quelli di strada difficili che fanno tutti i youtuber. Vabbè. Però fanno tutti. Vabbè, vedremo. Comunque un bel consiglio, sempre... E sempre Geometry Dash, un altro gioco che è difficile, tutti fanno. Ok, ok. Grande Slendy, ti Slendy. Ringraziamo. Oh, chi è questo? Finalmente, Tommaso. No, aspetta. È Tommaso. Tommaso. Oh. Drummer01, che è l'ex Tommaso. Ma se chiamo... Continua a ripeterlo. Ma se chiamo il mio cane Chuck, si gira, magico. Bene. Però ste cazzate, dai, con tutto rispetto. grande Tommy! Con tutto rispetto, vabbè. Ecco, Caritox! Ho carito. Perché Magico porta sempre il cappellino? Perché ho capelli zozzi. Impiastrati e non li voglio proprio. Li nascondo col cappello del Mina. No, è un talismano questo cappello. Siccome e potete... Lo porta Galliani, però lo vedi? La prospettiva fa vedere che la linea è dritta. Quindi, cappellino di Galliani lo porto non solo. Non è dritto, storto. Appunto, è la prospettiva. Bene. E dice sempre, potete iniziare una serie su In Segreto? Io direi che potrebbe essere una nuova rubrica. Leggere un segreto di In Segreto, quello con i segreti. Oddio, pure leggiamo uno. Questo segreto. Leggiamo uno a caso, vabbè, dopo. Al prossimo vlog. No, questo qua, dopo leggiamo un segreto a cazzo. Okay. Adesso passiamo a Il Segreto. In Segreto, dunque, ragazzi. Leggi, Tommaso, un uomo di 17 anni che scrive: qualche mese fa bussarono alla porta dei testimoni di Geova, li fece entrare e accomodare in salotto. Quando quelli cominciarono a parlare, dissi loro di essere adoratore di Satana e che loro sarebbero stati il mio primo sacrificio umano. Nel frattempo caccio un coltello da dietro la schiena, quelli cagati sotto ribaltano mezzo soggiorno e escono di casa. Ma come cazzo si fa queste cose? La barzelletta di Magico! Che rottura di palle sta barzelletta. Vai! Posso? Poi. Posso? Bene. Allora... Se allora ci sta... Totti che va all'aeroporto con il nipote e vede
E il nipote vede un aereo che sta decollando e dice: Zio, zio, guarda, l'aereo decolla. Ma che decolla? So de ferro. Vabbè, Ah, questa era una di quelle vabbè, raga. barzellette di Totti. Vabbè. E Vabbè, era detto bella, mi rompe il questo, cazzo, vedi, piace. il vlog può terminare. Manca qualcosa da dire. Ricordiamo gli hashtag, Ah, ricordati tu. ricordiamo le domande con l'hashtag rispondice. Fatene tante, ragazzi. Tante, ma soprattutto sul video del vlog, non vi scordate, Ma perché i cazzi quando nostri non mi interessano. I cazzi vado. suoi, guarda questa faccia, E mi poi interessano. sempre l'altra domanda con l'hashtag magico, consigliatemi le scenette di qualche film, Ah, qualche nessuno ti ha gioco. consigliato la scenetta. No, è vero, nessuno mi ha consigliato la scenetta. Io ho detto che facevo una di Braveheart Sì. e voi mi dovete consigliare un'altra quattro scenette. E beh, vi prego di Parlo, consigliarle. parlo. Bene, detto ciò, passiamo ai saluti. Ciao, Ciao a ciao! tutti! Ciao ragazzi.